L'equilibrio c'è, manca invece il gol, appena uno in tre gare per ritrovare la vittoria. Questo punto fondamentale, il Pescara rende visita al fanalino di coda Olbia, che ha un solo obiettivo, i tre punti per sperare nei play-out. Visti i distacchi, l'impresa appare titanica. Per i sardi l'ultima spiaggia, dovranno attaccare sotto il profilo tattico, sarà una partita completamente diversa da quella con l'Entella. Vantaggio da sfruttare, servirà però coraggio senza perdere di vista naturalmente l'ordine e la compattezza delle ultime tre partite. E poi bisogna invertire il trend esterno. Nel girone di ritorno una sola vittoria lo scorso 21 gennaio ad Arezzo e ben 6 KO consecutivi. Cascione. Adesso dobbiamo cercare di fare qualcosina in più a livello offensivo, ma non solo, non individualmente, proprio la mentalità, più che altro di capire che per vincere le partite bisogna usare, bisogna cercare di stare un po' più dentro l'area, gli attaccanti viene naturale, ma bisogna avere anche il supporto dei centrocampisti, dei terzini. Fuori Milani per squalifica, Pellacani e Massa la causa infortunio, Merola completamente recuperato, un solo dubbio sulla fascia sinistra, Moruzzi, Mancino naturale o Pierno che sarebbe comunque adattato, il primo sembra favorito. Probabile 11, Plizzari tre pali in difesa, Floriani, Brosco, Messic e appunto Moruzzi in vantaggio su Pierno. A centrocampo Tugnov, Squizzato e Aloi, davanti Merola, Cupone e Accornero. Come si diceva, Olbia con l'acqua alla gola, ultima in classifica. Soltanto 8 punti nel girone di ritorno. Tre allenatori, l'ultimo Oberdan Biagioni, promosso dalla formazione Primavera, trascorsi da calciatore di buonissimo livello in A nell'Udinese, nel Foggia di Zeman e in C di fatto a fine carriera nel Giulianova del presidente Alessandro Quartiglia. Assenti lo squalificato Palomba, gli infortunati Rinaldi, Mordini e Cavuoti. Sistema di gioco 3-4-3, probabile 11, tre pali l'olandese Van der Vant in difesa, Scaringi, Bellodi e Motolese sulle fasce, Arboleda ex L'Aquila e Montebugnoli a metà campo, l'ex De Sena e Bianco in attacco, Catania, Nanni e Ragazzu. Non dobbiamo commettere assolutamente lo sbaglio, perché sarebbe proprio da darsi proprio la zappa sui piedi, pensare di andare a giocare lì con sufficienza. Se facciamo questo sbaglio usciamo da Olbia con facendo una brutta figura. Per loro è una partita importantissima dove non possono sbagliare. Un clima un po' particolare, ci sarà un po' di vento, il campo piccolo, quindi sarà una battaglia da affrontare non solo a livello tattico in maniera intelligente, ma soprattutto con lo spirito e con la cattiveria giusta per portare a casa la vittoria. Nei quattro precedenti altrettante vittorie del Pescara, Coppa Italia 19 agosto 2021, i biancazzurri di Gaetano Auteri si impongono per 2-0 a 20 dall'epilogo, la sblocca Galano su assist di Pompetti che al 78esimo propizza sul calcio d'angolo il raddoppio di Cancellotti, all'84esimo il debutto tra i pro del 18enne Davide Veroli, punto fermo in B insieme con Pompetti del Catanzaro di Vincenzo Vivarini, stessa stagione ma in campionato 31 ottobre 2021. Partita difficilissima, l'Olbia di Max Canzi tiene testa al Pescara, all'80esimo Di Gennaro ferma in uscita De Marcus ma alla peggio, grave infortunio, frattura della clavicola. 4 minuti più tardi il gol che decide il match, in calce la firma di Mirko Drudi assistito dal solito Pompetti. Nel girone di ritorno 12 marzo 2022, altra gara complicata per i biancazzurri, costretti a rincorrere, rete di La Rosa, ribaltone, vittoria nei minuti finali, marcatori Ferrari all'85esimo e Frascatore con questo tracciante mancino al 95esimo. L'ultimo precedente risale allo scorso 9 dicembre all'Adriatico, il Pescara di Zeman travolge l'Olbia di Leandro Greco, gol pazzesco di Cupone, raddoppio di Matteo D'Agasso, tris di Tugnov e poker di Salvatore Aloi. E da ultimo, ma di certo non per ordine di importanza, anzi, la tristissima ricorrenza. Sono passati infatti 12 anni dalla prematura scomparsa del povero Pier Mario Morosini, 14 aprile 2012, Pescara-Livorno. Una tragedia immane, impossibile da rimuovere. Il ricordo sentito di Emmanuel Cascione, quel giorno in campo capitano dei biancazzurri, ma in precedenza compagno di squadra proprio di Pier Mario Morosini nella Regina. Un momento molto forte, particolare, un ragazzo con cui ho giocato
insieme a Reggio Calabria, quindi lo conoscevo molto bene. Sono stati momenti drammatici, avendoli vissuti in prima persona. Il ricordo di Mario è sempre costante, non lo dico tanto per dire veramente, perché comunque è un ragazzo che mi è rimasto nel cuore e quando è successo quello che è successo, ha segnato molto anche il mio percorso, non solo a livello calcistico, ma anche a livello umano. Quindi sono cose che ti rimangono dentro e fai fatica a cancellarle.